Siamo, come diceva l'intervistatrice, in un'azienda tipica del comprensorio di Castelvenere e degli altri paesi, diciamo, di spiccata viticoltura della zona, come Guardia Sovopaga e San Lorenzo. Sono cinque generazioni che, come del resto la media delle aziende di Castelvenere, che si effettua viticoltura in queste zone. Quindi possiamo analizzare come dalla coltivazione prettamente manuale che si è effettuata fino agli anni 50, quindi fino al dopoguerra, Grande, pure importante. si è poi passati con le prime meccanizzazioni. La prima introduzione che c'è stata è stato il motocoltivatore, che ha consentito di evitare di zappare materialmente la persona che ha introdotto a Castelvenere e quindi in questo comprensorio il motocoltivatore è stato Carmine Antonio, sarebbe il mio papà, che ha introdotto nel 1900, 57, il primo motocoltivatore, e come si chiamava? il Simar tedesco. Il Simar è stato il primo motocoltivatore progettato, costruito in Germania, ma progettato da un ingegnere svizzero, infatti si chiamava Ginevra, e il concessionario italiano era una ditta di Dottor Papa Dottor Papa, lo vedremo anche, di Roma. di Roma, che poi successivamente questo brevetto lo modificò e chiamò quello che era Simar, poi si Poi chiamava. fece una fabbrica di Ardea, a Roma stessa, una fabbrica di motocoltivatore che si chiamava Ardea. Di cui ancora ne conserviamo qualche esemplare a Qualche Castelvenere, esemplare poi ancora ci sta. avremo modo di vederlo proprio da lì. Quindi nel 1900 questo. 57 il Simar, poi nel 61 cominciai a vendere che non vendete parecchi Quindi la prima introduzione è stata il Simar, successivamente negli anni 60, siamo già all'inizio degli anni 60, si introduce proprio che poi sono entrate tutte additi come se non sono Poi entrate successivamente subentrò con il Goldone. un altro era l'L5, che ebbe grande successo anche perché era il concessionario, erano i consorzi E agrari, pure Goldone fece il e Goldone. motocoltivatore dopo di Poi Goldone. un'altra produzione, qual è stata? Quella della motopompa. La motocoltivatore. Perché in questo periodo ancora si continuava, cioè i Ci trattamenti fu antiparassitari. l'ispettorato agrario teneva delle motopompe per fare i trattamenti alle olive, una prova di trattamento alle olive. Allora tenevo io in consegna qua queste motopompe. Comunque si faceva il trattamento con la pompa a spalle e veramente erano poco Questo che disastrosi. anni, che E anno è? siccome In ma che anno questo? le volevo possiamo il l'oracolo con le motopompe e l'uva no, e allora incominciai a provare cose e andava bene, tutti quanti videro che e cominciò il motopompo con i tubi Questi in che anno? nel 60 Sempre negli anni 60, quindi si 60 passa dalla.60 Perché fino ad allora i trattamenti venivano effettuati con le con la bombe a spalle. pompa a spalla per quanto riguarda il controllo della peronospora e quindi Già erano la in somministrazione dell'acqua, diciamo. Poi si utilizzava il soffietto, sempre a mano, per la lotta all'oidio e quindi per distribuire lo zolfo. Con queste motopompe si cominciava ad usare poi anche, diciamo, le ditte che producevano prodotti antiparassitari, effettuarono le loro sperimentazioni e si cominciò ad usare prodotti che si scioglievano in acqua, e quindi si faceva poi con il solo intervento con la motopompa si poteva controllare sia l'oidio che la peronospora. E quindi siamo ad un passo, siamo negli anni Entrare 60. di zolfi bagnabili. Quindi con l'introduzione dello zolfo bagnabile, che significa era miscelabile con l'acqua, si mette da parte definitivamente il soffietto, quindi la somministrazione in forma polverulenta dello zolfo per controllare. Un altro passo successivo è stato Allora sono l'introduzione. andato all'atomizzatore. E siccome che io nella zona di Roma stavano gli atomizzatori,
E allora, qua insomma, i vigneti erano fatti a spalle, che non poteva andare A la raggiro. mediatura, però uno dei amorosi dice: lo voglio comprare, e lo vendite uno di Telesi, a Piano di Telesi, e primo motocoltore. E dopo poi sono entrato Si tutti gli comprende. amministratori, Che erano tutti qui, quanti si sono teniamo un adeguati replica. ai vigneti gli Che altri mediatori. erano poi. Questo era il primo. E siamo qui negli anni, sempre negli anni, fine Nel anni 60. Che 65. c'era sia il modello, diciamo, portato dal trattore, quindi sull'attacco a tre punte, da questo modello qua, questo lo possiamo pure vedere, e sia quello trainato, come ancora oggi esistono, diciamo, con le modifiche, poi effettuate. Però diciamo che questa attrezzatura è rimasta sostanzialmente invariata, perché anche quelle che noi utilizziamo oggi, in effetti il sistema è questo, insomma, quindi cambia anche le pompe, anche il sistema di ugelli che spruzzano il prodotto, Però è entrato cambia pure sulla quella tipologia, ma il a basso meccanismo è volume, quello. Adesso, vabbè, ci sono anche anche quella a basso volume. come cambiate, dicevi tu, come sono cambiati, infatti l'ha accennato che in quegli anni il tipo di impianto di vigneto era un impianto a raggiera, cioè quindi queste attrezzature dovevano passare sotto alla coltivazione, perché la coltivazione era una sorta di tendone, no? La raggiera che noi abbiamo anche sul deplia lì del progetto, erano dei fili, no? Che reggevano i tralci delle viti, da cui poi scendeva sostanzialmente l'uva, mentre solo, diciamo, dagli anni 70 in poi, quindi Sì, si comincia alla sì, la alla meccanizzazione. meccanizzazione, ma poi si cominciano così ad impiantare i filari, che oggi consentono una meccanizzazione ancora più spinta, quanto tante operazioni, sia la raccolta sia anche altre operazioni, possono essere facilmente meccanizzate, insomma, perché oggi siamo arrivati, poi diciamo in questo breve viaggio che abbiamo fatto, siamo arrivati ad oggi dove abbiamo le vendemmiatrici, in zona ci sono anche vendemmiatrici, quindi possiamo effettuare anche la raccolta meccanica, è stata sempre un'operazione che è stata fatta. Quali erano le varietà di uva coltivate negli anni 50? Le varietà di uva che si coltivavano negli anni Prima si 50. chiamava Malvasia, Cambiato. insomma, l'Aglianica c'è stata sempre. Come si chiamava la uva bianca? Uacerrita. Quella che in castellammarese si chiama Uacerrita, Uacerrita. Lui che rite, si chiamava lui che rite, chiamava. Olivelli. Ci stava pure una quadra che si chiamava. Vabbè, non ci viene in questo momento. Comunque erano, in quegli anni poi si produceva principalmente per la quantità, poi solo successivamente. Quindi c'era comunque già il Barbera, c'era Sì, già come come. era l'uva, come oggi si chiama l'uva bianca Il Trebbiano. Trebbiano. Diciamo gli antenati del Trebbiano, della Malvasia di Candia, che poi, diciamo, negli anni 60 sono state le più coltivate, e il Barbera come uva rossa. Berberi sono state sempre. Diciamo, subito dopo la guerra, che cosa si utilizzava in cantina per. Nei primi anni, quando io ero ragazzo, si vendeva l'uva, ma dopo poi mio padre incominciò subito a fare la cantina perché sennò c'era sempre una confusione quando si vendeva E quindi si è cominciato a vinificare. l'uva. Nel 1927 cominciò a vinificare.
le prime vinificazioni, con che materiali torche, stavano in cantina? Che materiali si usavano? Botte di legno, pigliatrice, noi siamo la diraspatrice, che deve andare a una certa velocità quando si girava a mano. Poi utilizzai il motore per fare la giraffica. Quindi diciamo negli anni 40, dopo la guerra, si usava il legno. Dopodiché? Il legno si è usato fino al 66-67, perché allora mi fece le vasche di cemento armate, che vennero la ditta della Puglia e fece le vasche di cemento. Quindi si è passati dal legno al cemento. Per vinificazione, insomma, vitrificato. Dopodiché? Dopo sono arrivate le vasche d'acciaio inossidabile. Dopodiché diciamo, il cemento è stato sostituito dall'acciaio, acciaio inox, un po' di vetroresina comunque l'acciaio è adesso diciamo, il materiale utilizzato principalmente nella vinificazione.